7, 6, 5. Ragazzi, buona presentazione. Buonasera a tutti e benvenuti a questo incontro speciale di Book City in versione digitale assieme a Marco Vichi. Siamo qui per raccontarvi la nona avventura del commissario Bordelli. Si intitola Un caso maledetto ed è un romanzo noir pubblicato da Guanda. Il percorso delle avventure di Bordelli è iniziato nel 2002. E fin dagli esordi posso dirvi che il commissario inventato da Marco Vichi ha avuto un grande successo. Allora, intanto ciao Marco, come va lì nel Chianti? Ciao, insomma, domani, stanotte diventeremo zona rossa, ma insomma non ne parliamo. Però qui va bene, in campagna del Chianti non c'è male, dai. Senti, ma noi a Milano siamo zona rossa già da tanto, hai capito? Ci ha telefonato anche Peppone con il quale fanno gli sketch adesso. Finalmente la Lombardia è zona rossa, quindi siamo anche in questa situazione anche noi. A che punto siamo della vita di Bordelli in questa storia che è ambientata nel gennaio del 1970? Allora, comincia nel 1970 e in aprile, i primi di aprile, il commissario andrà in pensione. Quindi sono gli ultimi mesi che lui passerà in questura e vede davanti a sé il giorno della pensione e ancora non sa come cosa pensare, non sa come lo prenderà, fino a che non si troverà in quel giorno preciso, non può sapere come la prenderà. Non lo so neanche io, sinceramente. Senti, il tuo commissario è arrivato a 60 anni, è in qualche modo invecchiato, e è in qualche modo con una visione anche arrabbiata rispetto alla vita che ha vissuto e soprattutto credo che continui a guardare con rabbia alle ingiustizie che vede intorno a sé. Sì, diciamo lui. Dopo aver fatto la guerra, entrato poi, dopo aver fatto la guerra in marina, i sommergibili alleato per forza con i tedeschi, dopo l'8 settembre ha combattuto la guerra, la sua vera guerra, e quando è tornato ha fatto il concorso in polizia per continuare a fare qualcosa di utile per il proprio paese. All'interno della polizia, all'interno del sistema della legge, trova anche ulteriori ingiustizie. Lui cerca di metterci un po' una pezza, diciamo che è nel posto giusto per capire quando poter fare certe cose. E dunque ha un suo senso della giustizia un po' particolare che va a volte a cozzare frontalmente col codice penale, ma lui è convinto di quello che fa e si piglia anche le sue responsabilità con tutti i pesi che ne conseguono. Senti, c'è una bellissima dedica all'inizio del libro a Luigi Spagnol, che perse praticamente tre fermate di tram leggendo il tuo primo libro, perché era così interessante che non si accorse che era già arrivato a destinazione. E questa cosa lo convinse a presentare al gruppo Mauri Spagnol il tuo romanzo e a farti entrare poi in scuderia Guanda. Quanto è stato importante Spagnol per la tua vita di autore? Beh, quel momento lì è stato fondamentale, lui è stato veramente, e da quel giorno lì lui è diventato un mio fan. Io ero contentissimo quando lui mi telefonava anche negli ultimi anni, mi diceva: ho preso il tuo nuovo libro, accidenti a te, mi hai fatto fare le 5 di mattina. Ecco, per me questa è la cosa più bella che uno mi possa dire, no? Che non riesci a smettere di leggere. Però quella prima scintilla, quando veramente io non avevo pubblicato niente, che da quasi 16-17 anni io ogni tanto cercavo di pubblicare, non riuscivo assolutamente, non mi voleva nessuno ancora questa famosa, per me famosa, cartellina piena di lettere di rifiuto, bella gonfia. E a un certo punto. Poi l'ho ricostruito dopo perché per me è stato una catena di lettori che è partita da un giornalista di Firenze e che ha prodotto una telefonata di Luigi Brioschi. Questo,
Poi ho ricostruito dopo la situazione, me lo raccontò Luigi, poi quando venne a casa mia, sette qualche giorno fa, qua da me, e mi disse, sai, io ho portato i tuoi racconti a Brioschi perché io non ho la patente, vado a lavorare col tram, ho saltato tre fermate di tram e ho detto, beh, se ho saltato tre fermate andando al lavoro, forse mi sono veramente, no? Sono entrato dentro le storie e non mi sono accorto. E allora mi sono convinto che potevo portarti a guarda. E così è stato. La catena non si è interrotta e mi ha chiamato Brioschi per propormi di entrare nella mia casa editrice preferita, perché che io non avevo interpellato, forse l'unica, perché faceva solo stranieri. E io dicevo, beh, perché dovrebbero prendere me che fanno solo stranieri? E invece sono stato il primo italiano a inaugurare la nuova stagione degli italiani in guardia. È un grande orgoglio. Senti, tu all'inizio della tua carriera, quando hai cominciato a scrivere le storie di Bordelli, hai avuto degli lettori speciali. Allora potrei ricordare Piero Pelù, potrei ricordare Corrado Augias, potrei ricordare Carlo Lucarelli, che tutti facevano dichiarazioni d'amore rispetto alle tue opere, ma ne vorrei ricordare uno speciale al quale hai dedicato il tuo penultimo romanzo, che è Andrea Camilleri. Che affinità hai trovato con Andrea e ti saresti mai aspettato che il papà del commissario Montalbano si divertisse così tanto a leggere le storie del commissario Franco Bordelli? No, non lo sapevo e l'ho scoperto da un giornale, un'intervista venerdì di Repubblica, dove a Camilleri, a un certo punto c'era la domanda qual è il suo investigatore preferito in Italia e lui disse mi piace moltissimo il commissario Bordelli e lì sono saltato sulla sedia perché non sapevo che mi leggesse, per cui poi l'ho conosciuto. Era una persona bellissima. Lui se n'è andato mentre io scrivevo L'anno dei misteri e mi è venuto veramente spontaneo dedicargli quel romanzo con protagonista un personaggio che lui apprezzava. Il tuo ultimo libro si chiama Un caso maledetto. Possiamo dire che il delitto efferato che racconti è probabilmente quello più terribile che hai messo dentro a una delle tue opere? Sì, sicuramente è il più odioso, è quello che disgusta di più il commissario e anche il suo aiutante Piras, che nel frattempo è diventato vice commissario in prova, e sono veramente tutti e due inorriditi, scandalizzati e hanno veramente una grandissima voglia di mettere le mani su chi ha commesso questo delitto. Senti, spesso nelle storie di Bordelli ha l'istinto di trasformarsi in giustiziere. Era già successo per un ragazzino che viene ucciso e seviziato in una storia precedente, e anche qui si sente questa rabbia. Quanto ti è capitato di percepire che spesso persone che si occupano di casi reali provino questa frustrazione di non poter mettere le mani sugli assassini, di non poterli incastrare, di non poterli punire? Beh, io penso che soprattutto a livelli alti gli organi di polizia siano guidati da persone che hanno un grande desiderio di giustizia. Non arrivano, secondo me, a fare quello che fa il commissario, di interpretare la giustizia, ma sicuramente c'è dietro una forte passione. Mi è capitato di conoscere questori, vicequestori, capi della mobile, e a cena loro parlano di delitti passati, parlano di situazioni che sono riusciti a risolvere, è proprio qualcosa che li accompagna anche nella vita privata e spesso sono dei grandi lettori. L'ex questore di Lucca, che è andato in pensione il 1º d'agosto, è una persona che legge tantissimo. Io, diciamo, raramente mi sono imbattuto in una persona che avesse quella cultura letteraria, non poliziesca, proprio aveva letto tantissimo di tutto.
e mi dicevano, sia lui anche che altri, che la letteratura alla fine li aiuta nel loro lavoro, perché è fatto anche di intuizione, di lettura dell'animo umano. Se uno legge molto, poi è più capace di interpretare chi ha davanti e che cosa passa per la mente di chi ha davanti, e questo li aiuta nel loro lavoro, perché poi con tutti i vari esami scientifici l'intuizione comunque rimane uno degli elementi fondamentali dell'indagine. A proposito di questo rapporto con i lettori inquirenti, ma anche con i lettori normali, spesso nei tuoi libri il tuo protagonista legge altri testi. Ha letto le poesie di tua mamma in alcune occasioni, e in questo libro lo troviamo meditare su Almeda de Cespedes. Quindi tu presenti un'autrice ai lettori e fai provare le sensazioni del tuo commissario. È una cosa che spesso ha fatto anche Camilleri nelle sue storie, la faceva anche Vázquez de Montalbán, che spesso faceva bruciare ovviamente i libri al suo protagonista. Quanto è bello raccontare altri libri dentro a un tuo libro? Per me è bellissimo, perché mi dà l'occasione di condividere col lettore il mio entusiasmo, comunque di proporre a un lettore il mio entusiasmo per un autore, soprattutto quando quell'autore è poco conosciuto, addirittura dimenticato, come la grandissima Alba de Cespedes. A me è successo la stessa cosa quando leggevo altri. Io ho scoperto Knut Hamsun leggendo John Fante, ho scoperto Lermontov leggendo Dostoevsky, e Lermontov è stato per me un incontro fenomenale che mi ha cambiato modo di scrivere, come anche Dostoevsky, per carità, ma Lermontov è stata una sorpresa, cioè non lo conoscevo, l'ho scoperto fra le righe dei romanzi di Dostoevsky. Lui lo considerava uno dei suoi maestri insieme a Gogol, e sono rimasto fulminato dal genio di questo scrittore russo dei primi dell'Ottocento, morto giovanissimo, per cui ha scritto anche molto, molto poco. Per cui, come dire, dal lettore ho incontrato questa dei suggerimenti di lettura che non mi hanno mai deluso, e io cerco di fare la stessa cosa proponendo soprattutto autori dimenticati. L'ho fatto con William Saroyan, che non è... è un grandissimo, e tra l'altro era amico di John Fante, ma grandissimo, che non è così frequentato, e sono felice di ricevere mail di persone che mi scrivono: grazie a te ho scoperto un grande autore, sto comprando tutto quello che trovo perché Saroyan è diventato uno dei miei autori preferiti. Oppure ora mi succede con Alba de Cespedes, di persone che mi scrivono a volte maledicendomi perché non lo trovano in libreria. Biblioteca e sui siti dell'usato, fino a che Mondadori, ma dovrebbe Mondadori ripubblicare il suo capolavoro che è dalla parte di lei, ma oppure i librai o le libraie mi dicono: Marco, metti nei tuoi romanzi dei libri che si trovano, perché qui continuano a chiedermi Alba de Cespedes, io non so come accontentare. Io posso dirvi che se andate in Sormania a Milano la trovate, e credo che anche la biblioteca, quella grande, certo, di Firenze. Certo, la biblioteca di sicuro, sì. È stata famosissima. In questo periodo di lockdown, tra l'altro, ricordo a tutti gli appassionati di lettura, la maggior parte delle biblioteche d'Italia ha messo a disposizione centinaia di migliaia di testi che si possono leggere online. Sono in versione ebook, e quindi spesso un testo che poteva essere più complicato prima da recuperare, col sistema delle biblioteche in digitale si può leggere, per cui andatelo a fare, così potete leggere. Tra l'altro, sia io che Marco siamo leggibili anche in ebook sul sistema delle biblioteche. È come entrare in un'emeroteca: ci si iscrive, e se ci sono un tot di lettori che l'hanno già preso, non lo potete prendere. Se invece ci sono ancora delle licenze, potete leggerlo. Senti Marco, ma come sono questi anni 70 dell'inizio che ci descrivi dentro alla storia del commissario Bordelli? Allora, ovviamente nel dicembre del 69 è già esplosa la bomba di Piazza Fontana, quindi sono anni particolarmente turbolenti.
Sì, insomma, stiamo per entrare negli anni duri del terrorismo. Poi tutta la parte della vita politicizzata del post-68. Sono anni che io non amo particolarmente raccontare, infatti io mi fermerò al 1970. I prossimi due romanzi si svolgono ancora tutti e due nel 70. Non voglio entrare neanche nel 71. I miei anni mitici sono gli anni 60, sono arrivato fino al 70 perché Bordelli andava in pensione nel 70 e poi torno indietro. Tornerò indietro, anche molto indietro, anche a prima della guerra. Mi piace l'idea di raccontare il commissario, non commissario e non in guerra, cioè proprio prima. Cosa faceva prima il commissario? E io l'ho scoperto per colpa di Leonardo Gori. Beh, il fermatore preferito con il quale ti diverti ogni tanto a fare gli incontri tra Bruno Arcieri e Bordelli in periodi coevi nei quali i due si possono incontrare. Poi è divertente che in questo periodo siete tutti tra il periodo tra 60 e 70, sia tu che Leonardo. Certo, ma in realtà non è una volta ogni tanto, ormai è sempre, ormai è un gioco obbligatorio, un gioco per noi molto divertente, ma obbligatorio. Per cui ogni volta che lui scrive un romanzo mi chiede di riaggiustare i dialoghi con il commissario per bordellizzarli, diciamo noi, e io gli chiedo la stessa cosa. E poi quando ci sono le famose cene a casa del commissario, le storie del colonnello Arcieri mi vengono fornite da Leonardo Gori, poi io le rielaboro come scrittura, ma sono tutte storie che mi racconta lui. Quella collaborazione continua e è divertente. Visto che le hai citate, che momento speciale sono queste cene a casa di Bordelli? Nei primi libri erano delle cene fugaci, nel senso che erano delle cene dove lui mangiava con lo scassinatore, con la prostituta, però non erano cene comunitarie, no? Con tanti personaggi. Adesso diventano degli incontri speciali che tu inserisci nei libri. Sì, c'è sempre questa cena dove si mangia benissimo, dove si beve benissimo, e poi c'è la consuetudine del boccacciana di raccontare una storia. Ognuno a cena, alla fine della cena, caminetto acceso, nei mesi freddi, ognuno racconta una storia. Questo angolino è il mio angolino delle storie vere, principalmente. Se devo salvare una storia vera o una storia di famiglia o storie che mi vengono regalate dai lettori di guerra e non, le salvo in questo angolino del dopocena. Questo è diciamo, una narrazione dentro una narrazione che a me piace moltissimo. E insomma, devo dire anche i lettori, alcuni mi scrivono, mi dicono: non vedo l'ora di arrivare alla cena per entrare in quella dimensione del racconto del racconto. Senti, quanto condividi con Bordelli il fatto che tu abiti in una casa in campagna, con il verde tutto intorno, e quindi anche questo desiderio del tuo protagonista, da una parte di isolamento e dall'altra di contatto con la natura che in qualche modo lo ricarica, lo fa sentire vivo, gli permette di estraniarsi anche dalla violenza quotidiana che vive in una città come Firenze? Beh, allora, intanto diciamo che il commissario è un mio vicino di casa, sta qua vicino. La zona è quella, non è casa mia, non è nessuna casa in particolare, io ce l'ho bene in mente e anche la zona, ma è come se fosse una zona e una casa ricostruita attraverso i pezzi di altre case e di altre zone. Per cui c'è qualcosa di vero e qualcosa di immaginario.
Io sono andato a vivere in Campania nell'82, penso un po', non ho neanche fatto il conto di quanti anni sono. E era una casa di famiglia, ho avuto la fortuna che poi diventasse mia. E io sto proprio bene qua, nel senso che non è proprio il posto giusto per il lavoro che faccio e anche per la mia indole. A me piace il contatto con le persone, ho molti amici. Però, come dire, mi piace anche l'idea di essere in un mondo a parte. E questo per me è la dimensione giusta proprio. L'ho trovata e nessuno mi riporterà in città. Senti, ma è vero che tu scrivi sullo stesso tavolo con il quale ceni poi con i tuoi occhi? Sì, anche sì. Sto ristrutturando la casa, quella più grande che ho, e dove ho cioè una piccola torre finta dell'Ottocento, e quello ritornerà a essere il mio studio, ma fino a che non è pronta, io ho il tavolo il computer sul tavolo da pranzo, poi quando andiamo a cena levo il computer e metto il piatto. Ma mentre scrivo io sono completamente dentro un altro mondo. Senti, possiamo anticipare ai lettori che non fai festeggiare i 60 anni al tuo protagonista il giorno del suo compleanno? Quasi fosse scaramantico, glielo fai saltare? Sì, lui ha fissato già una cena per il 3 di aprile, non per il 2, ma per il 3. Il 2 di aprile lo passerà da solo, magari con la sua bella Eleonora, e ha già fissato una cena per il giorno dopo, per cui altri racconti, ci saranno altri racconti. Senti, ma quanto era bello fare incontrare Eleonora e Bordelli sempre nello stesso posto, che non fosse una casa privata, ma fosse un luogo pubblico con una bellissima scalinata e in cima una delle più belle chiese di Firenze. Sì. E i loro appuntamenti erano davanti alla nostra chiesa preferita, mia e del commissario che è San Miniato a Monte a Firenze, quella magica chiesa medievale, basso medievale, che per me è bella da qualunque distanza. Tu la guardi da qualunque. Se la puoi guardare da sotto, alzando lo sguardo, la puoi guardare da Lugano, da Firenze, e è sempre bella. Questa è una magia che ha quella. Sempre bella e ti comunica sempre la stessa geometrica e poetica bellezza. Che poi la cosa incredibile è che è bella vederla a distanza, prima di salire la scalinata, nel senso che dopo le altre cose, però è tutto La vedi? quello che non puoi percepire. Sì, la vedi, è uguale, anche da lontano c'è qualcosa che funziona nella sua armonia. Senti, il delitto terribile che racconti in un caso maledetto a me ha ricordato per certi versi il delitto Pasolini. Lo hai fatto consapevolmente o non te ne sei accorto? Ma no, me ne sono accorto dopo, mi sono reso conto dopo che aveva quell'umore lì, diciamo, in quel tipo di mondo lì, perché appunto, vabbè, si può dire, tanto si scopre subito, che questo vecchio conte fiorentino omosessuale, no, non è stabilito. A tavolino, però poi me ne sono reso conto. Ma mi è successo anche col delitto che tu hai nominato prima del ragazzino di Morte a Firenze, Sì, che è che ispirato a Benito ricorda Mussolini. Ermanno Lavorini, quel famoso caso del, non so se è 69. E invece ce n'è un altro che mi è venuto in mente sempre dopo che ho cominciato a scrivere il romanzo, che è un nobile fiorentino ucciso in via della Vigna Nuova, che si chiamava De Robilan, non è mai stato trovato l'assassino. Uno dei casi insoluti di Firenze. De Robilan, omosessuale, e Pasolini sono probabilmente, come dire, certe emozioni, certi delitti rimangono dentro la mia memoria e poi quando emergono generano altre cose. E poi dopo mi rendo conto che c'è un
come dire, c'è stato sicuramente una spinta che è venuta da quei casi, ma non era voluto. Senti, ma visto questa spinta, che rapporto hai quotidiano con la cronaca nera, come lettore anche? Ma guarda, io non scriverei mai di un caso di cronaca soprattutto attuale, cioè non mi ci avvicinerei mai cercando di ricostruirlo, di parlarne, per una sorta di pudore, cioè ogni delitto genera dolori e sofferenze nelle persone accanto al delitto. L'idea di raccontare un delitto fresco, io non ci riesco, non dico che sia sbagliato, per carità, però io non ci riesco. Ultimamente mi è stato chiesto, per esempio, un racconto sul mostro di Firenze, e prima volevo dire di no, e poi invece ho trovato un modo per entrarci da un'altra parte e ho scritto un racconto in cui c'entra il mostro, ma che non parla direttamente del mostro, non fa nessuna. Cioè, sono personaggi inventati che hanno a che vedere con l'atmosfera generata dal periodo del mostro. Allora lì mi sono trovato bene. Ma difatti quel caso lì sul quale adesso tu hai appena parlato, un caso che è stato complicato da raccontare in letteratura, perché anche quando Thomas Harris si era spostato per un lungo periodo in Toscana per studiarlo, all'inizio era convinto che fosse la trama perfetta per la nuova avventura di Hannibal Lecter. Poi, quando si sono scoperte alcune cose dal punto di vista giudiziario, ha spostato l'ottica e quindi nel romanzo Hannibal, il commissario Pazzi, si è occupato del caso del mostro di Firenze, ma la realtà che ci viene raccontata non è poi la realtà storica, perché si era accorto lo stesso Harris che spesso, se usi dei fatti di cronaca molto recenti, sono difficili poi da trasporre in letteratura, avere il distacco, la possibilità di entrare anche in empatia con i personaggi. E credo sia lo stesso che è capitato a te. Sì, non, sì, non. C'è qualcosa che mi tiene lontano direttamente, diciamo, dall'usare direttamente un caso ben riconoscibile. Però nel caso ultimo, l'ho scritto 3 giorni fa questo racconto, ci sono entrato davvero da una porticina laterale e mi è piaciuto molto l'idea di raccontare un cambiamento di costume delle famiglie che derivava proprio dalla presenza del mostro, dalla paura del mostro. Senti, quanto ti piace anche la forma racconto dal punto di vista narrativo, che è molto diversa da quella romanzo? Tu sei un grande scrittore di racconti e nei racconti assumi anche una personalità narrativa diversa, nel senso che possono essere metafisici, possono essere lirici, possono essere grotteschi, possono essere persino horror le tue storie, e poi possono essere ovviamente noir. Sì, io mi diverto tantissimo con i racconti e di tutte le misure, devo dire. Ho scritto racconti lunghi, racconti brevi, brevissimi. E, ad esempio, in questo periodo, da aprile, ho preso l'impegno con la Nazione, il quotidiano di Firenze, di scrivere un racconto alla settimana. E mi diverto tantissimo perché vado in tutte le direzioni, ci sono racconti commoventi che riguardano la guerra, ricordi anche di mio padre, oppure racconti buffi, un po' assurdi, ironici, tristi, di tutti i tipi. Cioè, cerco di esplorare veramente ogni territorio e poi con la brevità, cioè sono racconti che sono dalle 3.000 alle 7.000 battute, in cui escono in una o in due puntate. È un allenamento eccezionale, come palleggiare per giocare a tennis, palleggiare continuamente 10 ore al giorno. Io le scrivo a volte anche 2-3 al giorno, no? Faccio una lunga camminata, li detto sull'iPhone, nel canovaccio, poi torno a casa e li scrivo sul senso, li scrivo davvero, rimettendoli tutti a posto, ma li scrivo camminando. E è bellissimo l'idea di
accompagnare la camminata con una camminata narrativa. Quindi avere dei paletti per scrivere misure brevi o misure che possono cambiare o contenuti obbligatori trovi che sia funzionale ad aumentare la creatività di uno scrittore? Sì, la gabbia, ora nel caso della Nazione io sono libero di scrivere quello che voglio, ma quello sul mostro per esempio era una gabbia, oppure quando ti dicono no, un racconto sull'immigrazione, un racconto sui soldi, un racconto sull'estate, un racconto storico, sono delle gabbie che mi divertono tanto, perché la bellezza della gabbia è quello di sentirsi rinchiuso in un limite e poi riuscire ad allargare le sbarre, a uscire portandosi dietro tutto quello che è mio, cioè non rinunciare a me anche sugli argomenti più semplici, no? Tipo il centenario del tostapane. Io ho scritto un racconto sul centenario del tostapane. E io non posso non accettare la sfida del centenario del tostapane, lo devo scrivere perché è una gabbia forte, io devo mettere al centro del racconto un tostapane però non rinunciare a me, per cui queste due cose insieme mi fanno venire l'acquolina in bocca, voglio vedere di cosa sono capace, ce la farò a uscire da questa gabbia? Senti, ma quanto è anche importante poter giocare su registri diversi, cioè il drammatico e il lirico. Faccio un esempio, l'inizio di Un caso maledetto sono le urla di un marito non incazzato di più con la moglie alla quale gliene vorrebbe fare di ogni e gli altri che cercano in qualche modo di consolarlo. Questo sbraita, che direi che è il termine migliore che si può definire, è però questa scena che potrebbe sembrare altamente drammatica, in realtà è molto ironica inserita nel libro, nel senso che tocca un tema come quello del rapporto conflittuale tra moglie e marito, però con i toni giusti, quelli anche che portano al sorriso. Sì, quello è un po'... nei romanzi miei spesso ci sono queste cose, questi registri diversi, mi piace, ma per esempio da lettore, da spettatore, mi piace trovare questo, da spettatore di film, per esempio. Mi piacciono moltissimo i film che sono, come dire, impostati come una commedia, ma che veicolano, poi ti raccontano una storia di sofferenza, anche drammatica. Ecco, questi due registri messi insieme, secondo me, sono più vicini alla vita, per cui più veri, li sento più veri, più forti, che non quelli un po' mono emozione, ecco. Preferisco questo. E allora da narratore mi piace, quando c'è il momento drammatico, spingere in quella direzione, e quando c'è invece il momento ironico, divertente, spingere nell'altra direzione, no? Mescolarli insieme nello stesso romanzo, secondo me, a me piace dal lettore, e cerco di rifarlo. Senti, ho una domanda da parte dei lettori. Quanto il protagonista di Nero di Luna è il tuo alter ego? Allora, Nero di Luna, tra l'altro, nasce da due elementi veri. Uno è i lamenti che ho sentito davvero dentro una casa disabitata. Rumori e lamenti. Questo è una delle... che non ho mai chiarito perché ci fossero questi lamenti. L'altro era un amico, un carissimo amico, attore, bravissimo, che era morto, che aveva affittato, poco prima di morire, aveva affittato una casa a qualche chilometro da me in campagna. E quando, dopo averla accompagnata al cimitero, ci si ritrovò tutti, gli amici più intimi, a pranzo, come succede, come succede dopo tanto dolore, viene voglia anche di raccontare aneddoti, di ridere, di scherzare, di ricordare in modo simpatico l'amico scomparso. E uno disse, beh, ora quella casa là, l'ha affittata, ha già dato 2 mesi di caparra, quella casa là, chi ci va a abitare per sfruttare quei 2 mesi?
E io dissi, ma ci vado io così comincio a scrivere un romanzo. E poi ovviamente non ci sono andato, ma mi è rimasta quest'idea, no? Per cui, diciamo, per fare omaggio a questo amico ho messo l'inizio esattamente come l'avevo vissuto. Quindi possiamo rispondere all'amica che ci ha scritto che non sei un lupo mannaro. No, sono un lupo mannaro. Però tutto quello che in Nero di Luna si dice della scrittura è il mio pensiero, ovviamente, sulla scrittura. Quello sì, perché quando le strade, diciamo, narrative si intrecciano con la scrittura o con Bordelli che legge Alba de Céspedes o William Saroyan, è chiaro che quello che lui pensa è, no, uso questi personaggi per dire la mia, per cui tutto quello che Bettazzi pensa della scrittura, il personaggio di Nera di Luna, lo penso io sulla scrittura. Senti, ma nel rapporto tra Bordelli e il tuo assistente Piras, qual è il punto di vista di Marco Vichi, quello di Bordelli o quello di Piras? Guarda, io forse sono un po' più vicino a Bordelli, che insomma, c'è un'emotività magari un po' controllata, ma molto coinvolto, diciamo. Anche Piras è coinvolto, ma Piras non inquina con le sue emozioni il suo ragionamento, i suoi ragionamenti. Lui è veramente lucidissimo, è un ragazzo bravissimo, lucidissimo. Nel caso precedente lui fa una cosa che a me ha sorpreso, diciamo, mentre la raccontavo, che poi le scopro mentre le scrivo. Lui non trova un indizio perché scopre qualcosa, trova un indizio perché scopre che manca qualcosa, cioè una cosa che non c'è. Dice: come mai non c'è questa cosa? Questa è una cosa abbastanza da persona che ha le antenne, e anche qui è determinante lui. In questo caso qui è determinante. Senti, ma ci spieghi qual è il rapporto che ha il tuo commissario con il mondo criminale e perché nei confronti dei piccoli criminali ha un occhio quasi di simpatia, possiamo dirlo, mentre invece dei grandi criminali, degli altri assassini, ha un occhio totalmente diverso. Certo, lui, come dicevo prima, ha un senso della giustizia molto, molto sviluppato, diciamo così. E i microcriminali di una volta, ma questa era realtà, un po' in tutta Italia, quelli che uscivano dal boom economico, anzi che attraversavano il boom economico senza riuscire a prendere il treno giusto, delinquevano a volte contrabbando, la grappa fatta in casa, piccoli furtarelli. Erano tutte falsari, no? Che vendevano oggetti falsi agli stranieri, no? Finti antichi. Tutte persone che si arrabattavano per mangiare, e lui non può non avere simpatia per queste persone, mentre insomma, i criminali commettono dei soprusi. Ecco, se non, quando si arriva al sopruso, Bordelli perde le staffe, veramente. Mentre chi ruba, delinque per mangiare, per lui non è neanche da arrestare. Allora, io vi invito a scoprire il senso di giustizia del commissario Bordelli raccontato in questo romanzo che si chiama Un caso maledetto, pubblicato da Guanda, scritto da Marco Vichi, che vi abbiamo presentato in questo incontro speciale per Book City. Vorrei chiudere con un'ultima domanda a Marco: ma quando avrai finito le prossime due avventure negli anni 70? Le hai già iniziate, come ci raccontavi prima, ma ti sei posto un termine del quando le potremo leggere? Io penso che a questo punto 2021 e 2022, uno all'anno, credo che sia. Sia perfetto. E Sì, se dopo. lo posso dire a questo punto. Per i prossimi 2 anni ci sarà un romanzo di Bordelli all'anno.
E quindi siete contenti. Senti, colonna sonora da consigliare per leggere Un caso maledetto? Hai qualche brano da consigliarci? Beh, forse tutti i successi degli anni 60 da Celentano, Caterina Caselli, Don Bachi, Gianni Morandi, Modugno, anche prima, quella musica di Caminetto, Calice di vino rosso, se poi è dei Balsini va benissimo, perché il vino dei Balsini, quello che beve Bordelli, esiste davvero e è un vino meraviglioso. A Barberino Valdelsa e poi questa musica qua, bassa bassa, oppure una bella sinfonia di Schubert. Allora, quindi quei classici della canzone italiana, una sinfonia di Schubert, un bel bicchiere di vino rosso e magari i vostri amici per condividere le vostre storie e le storie di Marco Viti raccontate in Un caso maledetto pubblicato da Guarda. Grazie a Book City per averci ospitato e a Anna Chiara Sartorello che ci ha gestito dal punto di vista della regia. Ciao Marco e spero di vederti presto a Milano o di venire nel Chianti. Ciao, ciao Luca, grazie, grazie. Buona lettura a tutti! Buona lettura.